vorrei rivolgere un saluto particolare a voi carissimi fratelli che ci rappresentate, anche i fratelli della Terra Santa, a voi carissimi cavalieri del Santo Sepolcro, le dame, il mio saluto, perché possiamo sempre di più ricordarci che quella terra che ha visto Gesù Nazareno è una terra che deve rimanere luogo, direi quasi quinto evangelo, che annunzia che Gesù è il risorto. Per cui attraverso di voi ci sentiamo fortemente uniti a tutti i cristiani di Terra Santa. Continuiamo a sostenervi con la preghiera e anche con la prossimità che sostiene tutte quelle opere, ma soprattutto i luoghi santi. E in questo momento impegniamoci a pregare per la pace nel Medio Oriente e a sostenere i nostri fratelli cristiani che testimoniano il Vangelo anche al rischio, con il rischio della loro vita, della testimonianza di santo. Un caro saluto a voi tutti, alle vostre famiglie, alle vostre comunità, perché questa sia una Pasqua che imprima ancora di più nel nostro cuore l'appartenenza a Cristo e alla Chiesa. L'augurio è che i cristiani possano essere sempre di più un segno di speranza per tutti. E volevo fare un saluto particolare, ho visto che in mezzo a noi c'è la direttrice del carcere Pagliarello, un saluto particolare per lei, dottoressa, ma soprattutto volti il nostro saluto a quei fratelli. Noi preghiamo per loro, perché questo tempo di reclusione per loro possa essere anche un tempo di riscoperta della vita, anche a partire dalla fede, e anche loro possono fare Pasqua e rinascere come nuove creature. E in particolare in questa settimana vi vorrei invitare a pregare per il nostro seminario e per le vocazioni. L'invito che vi rivolgo è giovedì mattina per la messa crismale. Sapete che quello è il momento più alto di una chiesa diocesana, quando tutti i presbiteri attorno al vescovo e con il popolo santo di Dio celebrano il mistero del sacerdozio ministeriale, cioè di servizio per la comunità cristiana, e il sacerdozio comune dei fedeli, perché possiamo crescere sempre di più come chiesa sacerdotale che offre a Dio il culto gradito, cioè essere fermento di comunità nuova in mezzo agli uomini, i nostri compagni di viaggio. Questo è il compimento del regno. Grazie per la vostra partecipazione e il Signore benedica tutti, in particolare quanti tra di voi avete chiesto la preghiera al vescovo e soprattutto quanti nelle vostre case in questo momento hanno motivo di sofferenza. Il Signore sia con voi. Chiamate il capo per la benedizione. La pace di Dio che sorpassa ogni sentimento custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. L'amore del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Prendiamo.